Allora, scusi, Come sta mia moglie? non lo so, non sono certo che sta meglio però. Ho sentito, non so dove, credo alla radio, che bisogna parlare con le persone che sono in coma. Mettere la musica che preferivano potrebbe stabilire un contatto. Forse lei è troppo occupato ad aggiornarsi sul caso Warfield, immagino. Come ha detto? Ah, no, io non la giudico, Willy, no. Chiunque venga da dove viene lei, pagandosi poi gli studi all'East Oklahoma Merdoso College e a legge a Tulsa, scrivendo tesine per gli studenti di Princeton su internet. Mio Dio, $60.000 di debiti e 97% di sentenza di condanna, wow. Se lo merita, ragazzo. Ma che cosa ha fatto? Oh, mi è permesso l'uso di un investigatore privato. Non per indagare su di me. Perché no? Lei indaga su di me. Perché lei ha sparato a sua moglie. Presume. Funziona così, no? Se non si possono esibire prove in tribunale, il caso non sussiste legalmente. Io non mi metterò a giocare con lei. Temo che dovrà, caro mio. Cos'è questo? Cos'è? Una specie di forma di comunicazione? Ah, mi ha mandato una scatola di fogli. Si chiama trasmissione. Va bene? È quando lo Stato è legalmente obbligato a fornire tutte le prove all'imputato, così può preparare la sua difesa. Non contiene nulla, Willy. In effetti non avete scoperto niente. Questo è un punto di vista. Un altro potrebbe essere che ho beccato il filone d'oro. Oh, hanno trovato la pistola. Non mi serve una pistola per condannarla. Mi dica una cosa. La disturba che la chiamo Willy? No. No. Willy. Willy, vorrei che riflettesse se diventare mio legale. La pagherò un sacco di soldi. Io rappresento l'accusa. Sì, ma le sto offrendo l'occasione di passare dall'altra parte di questo casino finché è in tempo. Certo. Lei è fuori di testa? Credo che su consiglio del mio avvocato rifiuterò di rispondere. D'accordo, bene, senta, io grazie per l'offerta, io rimarrò dove sono. Almeno per un'altra settimana. Senta, questa se la tenga, non la rimandi, le occorre. Inoltre le occorre stendere una lista dei testimoni. No, lascio la cavolata dei testimoni a lei. Certo, perché lei non vuole produrre alcun testimone. No, sono innocente, ricordi, fino a prova contraria. Come le pare? Ha sentito il giudice, sa che non costituirà motivo di appello. No, al diavolo, una giuria di miei pari, eccetera, eccetera. Esatto.